Istante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Imbarazzante prestazione dell'Enel Brindisi nel Palatrento nell'anticipo mattutino della prima giornata di ritorno della Serie A. Tranne le battute iniziali del match, col vantaggio 7-5 grazie ad una bomba di Ahmad Mbaye, i biancoazzurri di Coach Meo Sacchetti non sono mai stati in partita. Alla fine del primo periodo erano già sotto di 13 punti, 25-12, con i trentini efficacissimi nel tiro dalla grande distanza, 5-7, poi sceso al 39% conclusivo. Il meno 15 dell'intervallo lungo ha confermato l'inerzia di un confronto che nella seconda parte ha visto la Dolomiti Energia fare un sol boccone dei malcapitati pugliesi, protagonisti della peggiore prestazione stagionale con meno di 50 punti realizzati, con un 30% da 2 indicativo della giornata storta, se non catastrofica, sul piano dell'atteggiamento mentale e del rendimento in campo. Meno 30 al termine della terza frazione, meno 36 alla fine del match, 84-48. Praticamente una matinée da incubo per la squadra di coach Meo Sacchetti, che in conferenza stampa ha parlato di prestazione inaccettabile, di incapacità di reagire all'aggressività fisica dei trentini. In estrema sintesi, una partita che l'Enel Brindisi non ha mai giocato, senza parlare dell'attacco, che il tecnico brindisino ha definito indecente. Ben 6 giocatori in doppia cifra per i trentini, che hanno schierato anche i neoacquisti Sutton e Marble. Migliore valutazione per Aaron Kraft con 21. Sulla sponda pugliese top scorer Aman Baye, che però si è accontentato di 13 punti con percentuali insolitamente basse sia da 2 che da 3. Domenica nera in particolare per Scott e poi per Agbelese e Moore, al punto da innescare il pesante giudizio post gara del presidente Nando Marino, che ha parlato di scempio generale e ha bocciato in particolare la prova degli ultimi 2. Robert Carter, autore di 11 punti, ha inutilmente cercato di salvare la faccia di una squadra davvero inguardabile. Dopo 3 sconfitte consecutive, nel prossimo turno i biancoazzurri ospiteranno The Flex Pistoia e dovranno assolutamente tornare al successo per riscattare la figuraccia nel Palasport Trentino e per muovere la classifica. Quando ero ragazzo e faceva le previsioni del tempo Bernacca, diceva Brindisi non pervenuta, ecco. Diciamo che oggi non siamo pervenuti, chiedo scusa a tutti i tifosi, in particolar modo a tutti coloro i quali hanno fatto un viaggio questa notte per venire assistere a questo scempio di partita che hanno messo in atto. Non mi preoccupa la sconfitta, perché perdere a Trento ci sta, non mi preoccupa l'atteggiamento, perché l'atteggiamento purtroppo può essere sicuramente migliorato, mi preoccupano tantissimo le difficoltà di Agbelese e Moore, che non riescono assolutamente a dimostrare quello che ci avevano detto fosse il loro valore. Non lo hanno dimostrato in tutto il girone d'andata, nella prima del ritorno, ed è una cosa che mi fa molto preoccupare, perché non si può continuare a giocare in questo modo. Sergio Guido, innovazione nella tradizione con Reale Mutuo Assicurazioni, una grande compagnia assicurativa italiana. Siamo a Brindisi, in via Dalmazia 47. Vi aspettiamo per un preventivo gratuito. C'è poco da dire, voglio dire, difficile anche trovare le parole sotto questo aspetto. Sicuramente è un'aggressività fisica che ci aspettavamo di questo, e noi ce l'aspettavamo sotto questo aspetto. D'altra parte non abbiamo messo la metà della loro aggressività fisica. Poi è logico che non siamo riusciti a sicuramente a sviluppare quello che volevamo fare. Merito loro sicuramente, poi la partita ha subito preso un andazzo difficile, ma poi all'inizio del terzo quarto ci doveva essere una reazione, invece è stato subito un 7-0 che ha finito la partita. Ecco, questo sicuramente è inaccettabile per una squadra, che sia Brindisi o che sia qualunque altra squadra. Perciò non ci sono parole di dire cosa è andato bene, cosa è andato male. Cioè, mi sembra che sia andato male tutto. Perciò, vi aspetto le domande. Un'analisi assolutamente esaustiva, coach, però una spiegazione va data a questo atteggiamento mentale, all'approccio al match. Ma quello che non riesco ad entrare sotto questo aspetto, anche perché voglio dire,
abbiamo fatto un girone d'andata in cui abbiamo giocato partite vinte, partite perse, ma ce la siamo giocato con tutte fino alla fine, poi possiamo aver perso alla fine di tutto. Questa è la prima volta che succede e sicuramente succede in un modo molto brutto, cioè, dire, siamo giocati tutte le partite, questa partita qua praticamente non ce la siamo mai giocata. Questa è la cosa che mi fa stupire. Cercheremo di prendere delle conseguenze sotto questo aspetto qua di atteggiamento sicuramente. Questa è una squadra che non può avere sicuramente un atteggiamento morbido perché non abbiamo delle qualità. Oggi abbiamo sofferto fisicamente tantissimo loro, ci hanno messo questa pressione, non siamo riusciti a fare niente in attacco, sicuramente. Poi è logico che loro hanno preso fiducia con canestri da tre, anche da giocatori che di solito non li fanno, però poi la partita ha preso questa clima. Coach Buscaglia diceva che non abbiamo mai brillato particolarmente nel tiro della grande distanza, oggi però uno show assoluto. Oggi sicuramente ha iniziato bene, anche Rafa ha iniziato con 3 su 3 da 3, perciò poi dopo era un inseguire, abbiamo inseguito totalmente, non siamo riusciti a spezzare qualcosa di loro e poi in attacco siamo stati veramente indecenti, diciamo così. Coach Maurizio Buscaglia, una vittoria larghissima che quasi non richiederebbe commenti, in questo matinè assolutamente felice per voi. Beh, il commento lo facciamo nel senso che avevamo cercato di mettere tutti noi stessi in campo in questi 40, volevamo mettere tutti noi stessi, ci siamo riusciti, credo sia stata anche una buona partita, non solo per la partita in sé ma per il coinvolgimento di tutti, chi è entrato dalla panchina, chi è uscito e poi è rientrato, abbiamo mantenuto sempre un livello alto di intensità, anche nel momento inizio secondo quarto in cui siamo stati forse tutte e due meno brillanti nella realizzazione, ma la partita è stata bella perché agonisticamente bella e siamo riusciti insomma anche a coinvolgere tutti, quindi è un buon primo giorno come girone di ritorno, dobbiamo lavorare ancora tanto però. Diciamo che determinante è stata anche la percentuale altissima di realizzazione dalla grande distanza e quella ha segnato subito un solco. Sì, noi non veniamo da partite di grande realizzazione ma di buona costruzione di tiri, quindi io mi permetto di dire che è cambiata la realizzazione, non la costruzione. Abbiamo fatto anche canestro, questo ovviamente permette di giocare meglio come noi vogliamo, quindi siamo soddisfatti. Si coglieva la voglia di far meglio rispetto al girone d'andata proprio. Sì, c'è, ma anche perché abbiamo consapevolezza di quello che possiamo fare senza voli pindarici. Troppo eravamo molto concentrati sulle cose che non andavano bene, le stiamo migliorando, ma bisogna essere anche concentrati su quelle che riusciamo a fare bene. Marble e Sutton, l'inserimento? Bene, Sutton ha tagliato anche un periodo di ambientamento perché è già stato con noi. Marble molto bene perché ha avuto una leggera distorsione nell'allenamento di rifinitura, ma è entrato nello spogliatoio e con i compagni con molta serenità, abbiamo tutta la settimana per inserirlo. Nel primo match del girone di ritorno della Serie A Poste Mobile, la Dolomiti Energia piega a domicilio 84 a 48 l'Enel, sale a 14 punti in classifica e aggancia la Stella del Sud. Trento mette fine ad un digiuno che durava da 2 incontri, terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime 5 partite per Brindisi. Nelle fila dei padroni di casa ci sono i debutti di Sutton, per lui in realtà si tratta di un ritorno, e di Marble, assente Laiti. Sacchetti deve rinunciare a Joseph, solo panchina per Donzelli, partenza a razzo dei padroni di casa, quasi infallibili da oltre l'arco, 5 su 7 al decimo, gli ospiti subiscono a rimbalzo, perdono diversi palloni e scivolano a meno 15 dopo 11 minuti, cresce ulteriormente la difesa della Dolomiti Energia che tocca il più 17 al diciottesimo, 40-25 all'intervallo, in avvio di ripresa Hug, Sutton e Baldirossi mettono le ali all'Aquila, più 24 che si trasforma in più 30 al 27esimo, grazie ai punti di Flaccadori, 37 a 15 in 17 minuti e più 37 al 36esimo, 50% dal campo e più 22 a rimbalzo per Trento, contro il 28% degli avversari, 14 e 7 palloni catturati per Baldirossi, stesso score per Gomez, 13 col 100% da 3, 7 assist per Kraft, dall'altro lato 13 per Mbaye, 11, 10 palloni arpionati e 5 falli subiti per Carter.
Coach Marco Crespi, Sky Sport, non credo sia stata una telecronaca memorabile. Ma io penso, spero che la telecronaca sia stata sempre positiva. La partita e soprattutto la prestazione di Brindisi, bisogna essere onesti, non è stata assolutamente positiva, e credo che ci sia una cosa, forse una solo piccola cosa positiva: i 48 punti, perché 48 è un numero talmente brutto che è qualcosa che Sacchetti e il suo staff potranno usare durante la settimana. Coach Sacchetti in conferenza stampa non ha trovato giustificazioni plausibili, bocciando naturalmente la prestazione dei suoi ragazzi. Come si può spiegare, lo chiedo al coach, non al commentatore tecnico, un approccio così negativo al match? Quali componenti mentali? Ma componenti mentali devo dire che significano una presenza, oggi c'è stata solo un'assenza, quindi nessuna componente mentale. E quello che mi ha sorpreso più di tutti è la partita di Scott, che è un giocatore di quantità, è stato assolutamente spettatore lungo la linea laterale della partita. Parliamo di Trento invece, di questa superlativa prestazione, la voglia di tornare a certi livelli, il ritorno di Sutton, l'arrivo di Marble, cosa può cambiare nella Dolomiti Energia? Trento anche nel girone d'andata, dove ha sofferto per le percentuali di tiro a tre, è stata la miglior difesa del campionato. Quando hai questa base, quando prendi fiducia, come nel primo tempo parti con 5 su 7 da 3, hai già qualcosa che ti spinge in avanti. Il momento più bello della vostra telecronaca, visto che ho definito non memorabile? Ma io penso che quello che ha fatto Kraft nel primo quarto, credo che oggi per tutta la partita Kraft Moore, ma anche Kraft Moore contro Scott, KO tecnico. Filippo Baldirossi, fra i protagonisti di questo matinè per voi indimenticabile, una prestazione superlativa, inesistente Brindisi. Penso che Brindisi sia stata inesistente anche per meriti nostri, perché li abbiamo aggrediti in difesa come il coach ci chiede tutte le volte. Siamo stati consistenti dal primo fino al 40° minuto senza farli respirare, perché ci siamo sempre stati addosso. Abbiamo avuto belle percentuali a tre punti perché ci siamo passati bene la palla, e penso che da qui bisogna partire per il girone di ritorno. Senti Filippo, ma diceva il coach, non avete mai tirato così bene da lontano, dalla grande distanza? Beh, obiettivamente non so con che percentuale abbiamo tirato stasera, sicuramente ottima, tiri che durante la settimana vanno sempre dentro. Penso che se riusciamo a trovare un po' di positività e fiducia nelle nostre doti, questi tiri potranno diventare pane quotidiano. Non siamo una squadra di tiratori, ma quelli che ci creiamo bene è giusto che vadano dentro. Il ritorno di Sutton, l'arrivo di Marble, tanta fiducia in più per voi? Sì, ci hanno portato entusiasmo, ci hanno portato voglia di fare, ci hanno portato energia, perché sono due giocatori di energia. Adesso avranno il tempo nelle prossime settimane di inserirsi completamente nella rosa, e bisogna continuare a mordere. Poi noi siamo una squadra che deve correre, di energia, oggi l'abbiamo fatto, il risultato è arrivato, bisogna continuare su questa strada qua. Questa è un po' la tua famiglia ormai? Ormai mi sento abbastanza di casa, perché è il quarto anno a Trento, l'anno scorso ho giocato solo a metà perché ho dovuto passarne metà ai box, però diciamo che mi trovo bene. Con il collega Rudy Gaddo per commentare questa partita forse non commentabile, Rudy. Beh, è una partita che si è spiegata con una differenza nel tasso di energia che le due squadre hanno messo in campo, e credo che Brindisi, pur avendo approcciato l'incontro bene, perché comunque ha iniziato partendo avanti, trovando i tiri giusti con Carter e con Mbaye, nel momento in cui Trento l'ha aggredita fisicamente è proprio sparita dall'incontro. C'era proprio voglia di riscattarsi, abbiamo visto. Beh, Trento era carichissima oggi, questa era una partita figlia di due settimane fatte dopo la sconfitta supplementare ad Avellino, in cui la squadra sentiva l'importanza della gara. Questa era una partita che poteva dire tanto se persa per la stagione di Trento, è invece una partita che può essere una base da cui ripartire nel girone di ritorno. Sutton e Marble, ma non solo, gli italiani che continuano a fare la loro parte. Sì, questa era e resta una squadra che non si può raccontare con una o due individualità, e una o due individualità possono cambiare il registro della squadra, e inutile poi negare che questa sera la differenza l'ha fatta
una percentuale accettabile al tiro da tre punti, che ha permesso di aprire spazi che in altre partite, non facendo canestro mai dall'arco, Trento non aveva trovato. Accettabile complessivamente, ma in alcuni momenti del match superlativa. Sì, diciamo anche che Brindisi è stata sfortunata nel trovare una serata di tiro al di sopra della media del campionato di Serie A, non solo della media della Trento di quest'anno. Credo che Aaron Kraft con quel 3 su 3 nel primo periodo abbia proprio stravolto il piano partita di Sacchetti, che credo volesse affrontarlo in un modo ben diverso dal dover pure uscire a contenergli il tiro da tre punti. Posso chiedere obiettivi stagionali a questo punto? Io credo che alla fine vincere a Cremona sia un obiettivo stagionale, è la partita di domenica prossima, è una partita di importanza capitale per la nostra stagione, e credo che questo sia l'unico approccio che una realtà piccola che ha tanta voglia di fare ma che non deve mai dimenticarsi chi è come Trento possa avere, quindi vincere a Cremona. Quinta vittoria consecutiva casalinga, settima su 8 gare al Pala Carrara per la The Flex, che piega 64 a 59 la Vanoli e sale a 16 punti in classifica. Terza sconfitta nelle recenti 4 trasferte per Cremona, che rimane sul fondo della graduatoria in compagnia della Open Job Metis a quota 8. Partenza a razzo di Biliga, Harris e Turner, più 11 per gli ospiti dopo 9 minuti, 9 a 19 al decimo. La difesa lombarda concede le briciole ai toscani, che scrivono al referto 14 punti in 15 minuti, 24 a 32 all'intervallo. Nella ripresa la The Flex cambia marcia. Roberts, Petway e Crosariol sono i protagonisti del parziale di 18 a 6 in 9 minuti, che capovolge la situazione di punteggio, 44 pari al trentesimo. In apertura di quarta frazione, Petway e Butt consentono alla squadra di Esposito di toccare il più 10 al 35esimo. La Vanoli non getta la spugna e con Harris, Biliga e Holloway torna a meno 1 al 38esimo. Nel finale, decisivi per l'assegnazione della posta in palio, i punti di Crosariol e Okiriafor, meno 6 nel saldo recuperate perse per Pistoia, meno 12 per gli avversari, 19 con 7 su 9 da 2 per Butt, 11 e 5 falli subiti per Petway, 5 gli assist di Crosariol. Dall'altro lato, 15 punti per Harris, 13 e 8 rimbalzi per Biliga, 6 falli subiti da Holloway. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.